Che
perché ti devo rimanere? Ho capito che è sempre stato così, ma abbia pazienza. Sì, ho capito, ma il bambino c'ha 5 anni, perciò non nascondiamo. E la ragione fa questo, no? No, guardi, io lo dico veramente, perché padre Massimo, non facciamo queste figure, siamo precisi su queste cose, no? Per favore, quanto piacerebbe? No, vabbè, se lo volete così, però non ha senso, veramente, eh? Ma poi anche prima lei parla di unione casta e feconda degli sposi, ma vabbè, feconda, ok, ma casta, ma cioè, voglio dire, no? Ma vabbè, comunque, a proposito di bambini, padre Massimo, a questo matrimonio sono un sacco di invitati con bambini piccoli, no? E lei, in generale, dovrebbe smorzare questa violenza che passa da questi scritti, perché guarda, veramente, prendo a capo, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, e offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo che arriva a Dio, e in questo è il vostro aiuto, si dico qua. Come a te, o Cristo! Padre Massimo, stiamo scherzando, no? Sacrificio vivente. Ma allora la messa abbiamo festato alle 3:30, siamo in piena fascia protetta, lei non può dire questa roba. No, ho capito, ci può poi essere, ci farà anche tutto il discorso sull'Eucaristia, ma abbia pazienza anche lì, dove? Questo è il mio corpo, mangiatene tutti. Amen. Il mio sangue offerto il sacrificio per voi. Amen. Ma capito il figurativo, Padre Massimo, però lei qui mi sta simulando un atto di cannibalismo collettivo. Ma veramente dovrebbe essere festa, gioia, allegria, ma veramente il mood della serata me lo butta sotto le scarpe, io me lo ritiro su. E poi a proposito di Eucaristia, a parte che avrei bisogno se cortesemente potessi mandare la lista dei vini, che magari per mail, come avrebbe una scelta, insomma, è a caso, totalmente. E poi, a proposito dell'ostia, invece io a questo matrimonio ho 5 vegani e 3 ciechi. Che facciamo? Ah, esistono anche a basso contenuto di glutine. Sì, però per i vegani non facciamo. Grazie. È grazie. Sì, lo so anch'io che solo acqua e farina. Sì, però lei qui mi scrive il corpo, la carne. Cioè, capito? Quelli poi mi mandano giù di testa. Io come faccio? No, come pazienza. Ma non si incazzi, padre Massimo, ma io sto solo cercando di dare una mano a migliorare il suo servizio, che francamente non mi sembra tenere conto delle persone che hanno davanti dei clienti, ma se io facessi come lei si mettere a dare una mano. Ma padre Massimo, fermiamoci un attimo, mi permetta di dare dei consigli, dei tips. Cerchi di entrare più in contatto con i suoi clienti, no? Cerchi di capire i loro gusti, perché le persone sono diverse, ma anche i gusti sono diversi, cambiano il tempo. Io glielo dico, se lei continua in questo modo, dubito fortemente che questo format possa durare nel tempo. Rendiamo grazie a Dio! Grazie a lei, bene, arrivederci, arrivederci. Senti, c'è l'asilo sull'altra linea? Beh, sì, passa. Ah, Claudia, scusami una cosa, sei licenziata. Più di tutto lascio il diventare partire, eh? Buona ragazza. Perché io non tocca passare le giornate a tre, questa gente non capisce un cazzo. E poi non dovete stare a spiegare tutto, perché queste sono delle teste di cazzo. Asilo Arcobaleno? Sì, salve. Salve. Senta, avrei bisogno di parlare con Giacomino Bartoletti, sezione B. Giacomino? Ciao, sono un amico dei tuoi genitori, non ci conosciamo. Senti, aspetta un attimo, Come? No? No, non li conosco i super pigiamini, ascoltami. Non so di cosa tu stia parlando. Giacomino, ascolta che si concentra. Giacomino, una cosa importante, se... Giacomino, una giornata di merda, eh? Allora, ascoltami molto attentamente. Hai deciso o no come vestirti al matrimonio dei tuoi genitori? Ma che uomo ragno? Ma che uomo ragno? Giacomino, il figlio di Don Russo, quello deve essere Armani, sta in quarta fila, mica deve farsi tutta la lavata centrale portando le fede. No, Giacomino, non ti ci mette anche te, eh? Non mi fare male. Toma. Sì, ma come faccio io senza occhiali? Io ho un infarto di sicuro. Che cominci fin da subito.
Io sto bene, ma io me la sarei di cazzo finita la mia di ma che c'è la porta? No, perché allora non ti faccio. No, pure a teatro, devi che sta bene. Sta bene come me. Che ride. Oggi non farei una sega. Mi hanno regalato i soldi magnetici. Sono brutti, ma non li perderò. Metti una tisana? No, 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 no. Fatemi spiegare. No, tipo non sono quelle belle come dei brillanti. Che consorzio. Io fumo tantissimo. E di chiavi di cosa le avrò prese? Non sempre stavo prese. Oh, ma cosa sa? A me ti piace tematicamente le volte guarda. Sai che ti porta gli occhiali magnetici? Un dolcino? I vecchi. E così no? Che cosa c'è schifo, guarda davvero. Un mascarponcino. Schifissimo. Una mela cotogna. No, perché dicevo, l'infanzia effettivamente... Ma guardavo questo programma, c'era un invaglio, la visione si chiamava Cortesia per gli ospiti. Era bello. Io sono a letto. Sai cosa sono a letto? Credo sia la persona pianta. O basta. Ma che cazzo mi so? Per esempio, anche le barzellette sono belle, se non le sa raccontare. La tolta le 5. Senti come si sta bene a letto. Alle 7 e mezzo 5. E però fai un pacchetto di giorno. All'11 devo bere perché è arrivato. Ma mi sento sempre questo sicuraggio. E a letto, come si sta bene? Io non sto bene, non mi sento. Io poi tutto un strappo. Tipo questa. Ma che altro mi può lasciare addosso con un casino? Comunque se io potessi scegliere sceglierei di cascare da un palazzo. A letto non viene né fame, né sete, né voglia di fumare. Vieni, no. È vero che tu sei tornato a casa allo stadio? Chi te l'ha detto? Questa è la vita, no discorsi. Ma perché non c'ho mai un cazzo da dire? Io mi sento strano, proprio strano. È tutto risparmio stare a letto. Vabbè, ma uno nella vita fa penso meglio, proprio a finci. Ma tu devi nemmeno rifarli, dai, se tu ci rimani dentro. Ma non so, perché detto, ma come sono di mamboro? Ragazzi, ma no, questo è un sospettore a star a vedere, via. Comunque che la scala da un palazzo non è male, eh. In un mese della stazione 4 biciclette che mi hanno dato, non una, 4. Ragazzi, ora bestemmio, giuro che fate bestemmiare. Le 6:30 sono fermate. Ma perché? 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 Dai, tu per andare alla stazione la viene attaccata a un gancio. Ma che alle volte io non so come spiegare. E che devo fare? Ma niente quasi. Dice, ma l'hai detto? No, ma l'impressione è di sicuro, eh. All'8 rientro a lavorare. Grazie, di zitta, dottore. Alle 5 stacco. Ma dirgli cosa? Ma cosa vado a fare, la gente? A cosa serve alle 5? Alle 7:30 cedo. Che mi sento strana? All'11 un bicchiere di latte. Ho l'impressione che è di sicuro. E a letto, eh. E così potrei andare avanti anche tu. Una volta che avrebbe condotto un'altra di queste. Ho sognato di nuovo. Strano, non lo sogno mai. Dicono che è meglio se lo trovo negro, almeno lo trovo no. No, parlare anche dei sogni, no. Ve l'ho detto, sto bene. Ma facciamo scena, non siamo lì. Dai, che cosa fate il dottore di appello? Su, sono invisibile io. No, no, che non sono invisibile. La bicicletta non c'era più. Scusate, da noi se fumo. Sto bene. Ora però mi dovrei essere dato. No, ragazzi, una cosa veramente troppo lunga, è troppo lunga. Sto bene! Bisogna mantenere un contegno. Ecco, sto meglio ora! No! Cioè, non voi mi vedete? Però mi faccio un duro fuori. E se volessi bruciata viva? Devo fare tutte delle cose. Bene, 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 bene! Anche quando mi fanno le cose che proprio mi fanno impazzare. E quando era il palo che c'entra. Oh, ma mi vedete o no? Che vi sembra? Meglio! Tipo finirmi la maionese, cioè, sarei disoccupato, però... Io mi vedo! Però mi rimetto il vasetto in film, però... Che vi devo dire? Ma cosa serve di mettere la maionese vuota in frigo? Io mi vedo, a me. A me è quasi da piangere. Oh, anche per lei piange ora. Oh. O affogata? No, 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 ho tutte delle idee. Cosa volete sapere? Allora io mi incazzo le parole che la prendo da sé. Ma lasciamo perdere, vai. Ma lasciamo perdere, qua. Ma lasciamo perdere, davvero. Allora io forse mi dovrei incazzare di successo. Ma non avrei così male. Però piango. Vindicata? Va bene. Io sto qua. A cosa serve?
E voi stare male! Basta! Davvero! Ma basta, eh! Sì, basta! E che angoscia la domenica sera, davvero! Perché qualcosa finisce la domenica sera, qualche sorta di ciclo finisce. Ecco, a me personalmente le cose che finiscono non mi piacciono. A me non piace nemmeno che i detersivi finiscano. Io la domenica sera ho paura delle cose che tengo, delle cose che mancano, delle cose che devo fare e che mi pare impossibile. Di comprare un detersivo che è finito. Sento un senso di vuoto, come quello che hai quando qualcosa ti cade dalle mani da un ragazzo italiano. Sento il freddo e non sento più la terra sotto il vento. Perché un giorno dovessi sopravvivere a tutto, Dio sarà sua. E questo accade la domenica sera, quando tutto va bene. E quando tutto va male, per me, se ne possono andare tutti a fanculo. E penso tante parolacce, anzi le dico sottovoce, mi faccio quasi paura. E a quel punto tutti i miei cari diventano testi di luce, tutto sanno subito. E maledico loro, e questa vita che non è vita senza fatica. Perché io non lo so guardare. E vivere è faticoso, veramente faticoso, fisicamente faticoso. Mi sono spostata. E che dire che il ciclo vitale sta venendo dalla raccolta? A Santa Lucia, per esempio, mi poi diceva basta. Ora perché quando la prima tanto tutto finisce? È bello che devi fare un viso per un giorno. Perché domani potresti morire, potresti ammalarti, sicuramente un giorno invecchierai. E allora, dai, facciamo quello che dobbiamo fare e diciamo quello che dobbiamo dire. Devi stare bene, perché stare male è banale. Devi stare bene, altrimenti sei fregato, non lo sapevi che importante era prima. Devi stare bene verso la parte presente. Non ce la fai. Fingi. Ci perderai anche tu. Vedrai. Vedrai. Preghiamo! Santa pazzia piena di braccia il dottore è con te, tu sei benedetta del piano di sopra che stava con Luciano l'infame che lo teneva sempre in mano. Santa pazzia da re calazia, cucina pulisce, non ti abbindare così Lucianino ti lascia un po' stare. Santa pazzia piena di braccia il dottore è con te, tu sei benedetta del piano di sopra e ancora una volta ti picchia con foga. Santa pazzia piena di braccia il dottore è con te, tu sei benedetta del piano di sopra che stava con Luciano l'infame che lo teneva sempre in mano. Santa pazzia hai perso la via con la tua voglia di avere voglia finché alla fine ti passa la voglia e allora mordi, strappalo forte finché moragia ti porti la morte. Santa pazzia, cordata pianosa fino alla fine dei giorni riposa adesso nell'ora della nostra morte. Adesso nell'ora della nostra morte. Per ora, dice.
a me questa cosa che siamo meno di una scurreggia nella storia di questa storia, che magari manca l'unico universo. Ma te, per esempio, ce la fai della stessa magia questa faccenda? Oh, vabbè, sì, questo è l'infinito. Ma l'infinito un cazzo, ma ti senti quando pari, cretina, l'infinito. Pure Leopardi si è nascosto dietro un cespuglio, te lo faccio i conti, e te mi viene a dire l'infinito. Che cazzo, no, io non ce la faccio, io sento la testa che si incricca, si inceppa, con un cuore big vecchio, usato, e non ce la fai a finire, dai la colpa al fatto che è vecchio, non riesci a girarlo, mica perché non sei capace. Non faccio così. E poi pure, cioè non c'è solo l'infinitamente grande, c'è anche l'infinitamente piccolo. E noi siamo cose enormi, fatte di tessuti, fatte di cellule, che sono fatte di molecole, che sono fatte di atomi, poi queste sono fatte di protoni, elettroni, e già così al microscopio non si vede con cazzo. E te lo insegna la maestra con una freddezza d'assassina, ti dice, e con quella stessa freddezza ti dice che noi siamo quasi completamente vuoti. Eh sì, fa. Allora, te immaginati l'atomo di idrogeno, no? Ecco, fai conto che il protone sia grande come questo tubo, no? Grande così, ecco. L'elettrone che gli sparpalla intorno, grande così, il protone, l'elettrone che gli sparpalla intorno gli sta tipo a 1,5 chilometri di distanza. In mezzo è tutto vuoto. Cioè, praticamente, il cubo sta qua e l'elettrone sta ballando alla stazione. Come in mezzo è tutto vuoto? Ma te ne accorgi di quanto è grave? Te ne accorgi di quanto è grave? Cioè, come cazzo fai a dirlo così? Con quel sorriso, poi? Ma te ne rendi conto? Cioè, questo vuol dire che l'atomo è quasi completamente vuoto, che le molecole sono quasi completamente vuote, che le cellule sono quasi completamente vuote, che i tessuti sono quasi completamente vuoti, che voi siete quasi completamente vuoti, che io sono quasi completamente vuoto. E come cazzo fa a stare tutto insieme? Però ti viene da pensare, no? Che alla fine, se c'è tutto questo vuoto, alla fine non si è così importanti. Alla fine non sono così tanto importanti. No? Cioè, anche se mi sono scordato le battute, pure se quello lì è vestito male, ma guardate come è vestito, ma chi l'ha fatto entrare? Pure se Pasquale è per maloso, alla fine chi se ne frega, che succede? Va bene tutto. Ma tutto bene. Almeno va. Io non ci riesco. Dico, la mia mamma 2 anni e mezzo l'ho sentita 4.
te ne vai? Mi raccomando, fa le cose per bene, sta attenta, diverti. Certo, io sono qui a capire per te, ma sai, essere mamma è anche questo. Che io vado a mangiare il capo! Mi sono forza di questo salire su lei, ma allora sei proprio una puttana, eh? Poi non lo potevo dire in faccia, insomma, che è mamma. Ma che cacchio di mamma sei, eh? Che mi mandi da quell'altra parte del mondo con questa domanda, eh? Con questa cosa che sto qui a capire per te. Dimmi una cosa addosso, sì. Una cosa dire. Che poi a volte ti ritornano in mente certe cose, no? C'è bello, ragazzi. A volte ti stupisce. Uno dice, no, sei qui, hai mercato, e c'è da pensare. E invece tu ti riaffiorano queste cose nemmeno pensate di ricordarle, così c'è un goccio di acqua da sigaretta. Grazie, ma si sorprende il cervello, a volte. Insomma, mi è tornato in mente di quella volta che avevo avuto 7 anni. Ero a pranzo dalla mia nonna la domenica, e c'era il soffetto. E io mi trovo io nel segreto, a pompo, come sempre. Però forse ho messo un po' troppo, perché mi va così. Si incacchiò talmente tanto che quel pugno, boom, batte sul tavolo il suo piatto di riso, andrò diritto, diritto in faccia a mio nonno. Io e mio nonno non l'avevo visto. Mai, eh? Non l'avevo visto, però quella volta. Praticamente a tavola si pulì con un tovagliolo, si alzò in piedi e gli disse: ora te ne vai e vai a comandare a casa tua. Via! Soddisfazione! Te avevi messo troppo male nel riso, per cui. E ora mamma mi telefona e mi dice: amore, torna, dai, non potremmo fare la psicoterapia familiare! Ma che cazzo dici la psicoterapia familiare? Sono 4 anni e mezzo, 4 e mezzo, che mia madre non mi rivolge parola! Niente, zero! E la continua a giustificarlo, non lo sai? Mio papà ha fatto così. E ora che sono qui, io ci ho messo 27 anni di merda in quella casa. Per riuscire a uscire ci ho messo non si sa quanto, una fatica voglia per sparare quella merda. E ora te, mentre sono qui a trovare i miei libri, mi devi chiedere di venirla a rimangare? Lo so, ma piuttosto guarda, piuttosto taglio i ponti, non me ne frega niente, cioè, non sono disposta a mettere un gioco un capello uno di quello che ho conquistato a fatica. E poi non me ne frega, magari farò la fine sua, eh. Vabbè, può darsi che faccio la fine sua. Non sapete quando, perché papà mia nonna è morta, che era all'ospedale. Come succede a volte, gli anziani, anche se hanno perso il capo, quando sono lì all'ospedale all'ultimo, gli viene uno sprazzo di lucidità. Proprio perse tutti i filtri e gli sparò proprio le cose. Mi mandano lì a trovarla e lei gli disse: a me mi dispiace solo una cosa. T'ho voluto bene, tu sarai mia figliola, ma io non ho più babbo, non ho mai amato nessuno, neanche te. Io avevo 5 anni e immaginai che la Giuliana fosse
cominciare a pensare che Dio fosse uno che manda bambini dal cielo, nonostante la funzione cicogna mia fascinasse di più. Questa storia mi ha creato diversi problemi. Io ero figlia unica e non avevo visto l'arrivo di nessun altro bambino dopo di me in casa mia. Tutto ciò mi faceva essere intimamente invidiosa di tutti i miei compagni di scuola che arrivavano annunciando la nascita dei loro fratellini o delle loro sorelline. Sì, signore, erano tutti nelle panche delle loro mamme. Ma il mio, il fratello e sorella, sarebbe venuto dall'alto. Nutrivo la speranza che la mia mamma appartenesse all'esercito delle Madonne. Pregavo come mi avevano insegnato che Dio esaudisse il mio desiderio e guardavo in continuazione punti sparsi nel cielo, farfugliando frasi prese da Pantagirò e dai Gufi, e in continuazione in alto perché tante le volte mio fratello passasse e noi non ce ne accorgessimo. Ma tutto questo puntare gli occhi al cielo mi ha creato soltanto una strada forma di strabismo che ancora oggi a tratti controllo male. I miei mi portarono anche da un dottore che non fosse uno psicologo, il quale li tranquillizzò che non adusceva, il resto non si allora non mi interessava. Comunque non riuscivo davvero a capire come mai in casa mia solo io fossi interessata a questo straordinario evento e cercavo di meritarmi il dono di Dio. Quando vidi che desisteva da mandare mio fratello giù da una nuvola, cominciai a sparpagliare la richiesta un po' a caso, così come si fa oggi con i curriculum. Guardavo dappertutto e vedrai che prima o poi qualcuno ti chiama. Abbracciando un personale sincretismo, iniziai a notare tutti gli uccelli del cielo, perché anche di cicogna a Montemurlo non se ne vedevano granché. Provai con la fatina dei denti, scambiando bambini al posto di spiccioli. Quando mi cadde decisivo, visto l'importanza del dente, pensai davvero che la ricompensa sarebbe stata più considerevole. Provai a piantare cavoli nell'orto del mio povero nonno, tante volte a mio fratello sorella piacesse più la vita agreste e preferisse nascere da un cavolo. Ma l'esperimento che proprio a casa mia nessuno apprezzò fu una manifestazione domestica alle 7 di mattina di domenica a suon di pentole e padelle. Vai un fratellino! Vai un fratellino! Vai un fratellino! Fu il mio personale esordio nel mondo della protesta, ma come nelle manifestazioni di rifondazione comunista, dall'alto non cagò nessuno e niente cambiò. Io avevo ormai 7 anni e lì credo che si formò quella che oggi tutti chiamano la mia proverbiale testa dura. E allora ritornai a fare conti con Dio, con tutte le volte che in Lui non avevo confidato, pensando di meritarmi quella solitudine. Quando abbraccio una condizione come segno ineluttabile della tua colpa, ti condanni a non cambiare niente. Nessuno mi spiegò che io non c'entravo niente. Nessuno mi spiegò che la mia mamma era affetta da una strana forma di utero retroverso che non le permetteva di esaudire il mio desiderio. Nessuno mi spiegò che non era colpa mia, anzi, se c'ero, era già un gran bel culo. Così, come gli amori impossibili che col tempo passano, io mi arresi e rimasi in quella maniera, finché avevo circa 32 anni, un'amica di famiglia mi chiese a bruciapelo: Ilaria, tu vorresti avere dei figli? Certo, risposi, almeno due, perché i figli unici sono dei disgraziati. All'epoca di uomini figli ne avevo, ma che volessero dei figli da me mi sembra abbastanza evidente non ce ne fossero. E allora regredii a quella forma morbosa di desiderio e buttai gli occhi al cielo, soltanto che il bambino che aspettavo questa volta era il mio, e il mio disagio si chiamava orologio biologico.
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beh, che mi guardate? Che mi guardate? Pensate che stia ancora aspettando i figli che Dio vorrà donarmi? No, sto solo cercando di capire se tante volte io a Dio mi stessi un po' sul cazzo. Ilaria, io sinceramente mi sono fatta di molto meno segmentare. Per esempio, io a funerale di Milano non c'ero. Semplicemente non c'ero. Me lo sono penso. E niente, però l'altro giorno pensavo, ma se dovessi pensare, oh così, butta giù, le prime tre cose che vengono in mente sui miei nonno, sai? Così. Allora ho pensato all'odore di campo che c'aveva sempre mio nonno in bandina, rigorosamente 4x4, che quando bussava tremava sul tavolo della cucina. E da vicino ci sia sempre un bicchierino dell'acqua di vino con la mollica di mezzo per separare il vino dall'acqua. Che tra l'altro non è mai nemmeno mai riuscito a farlo. E quindi nulla. E ho vissuto, come si dice, un funerale raccontato. A saperlo mi andava davvero, ognuno mi ha detto la sua. Però una cosa la so, fonte molto attendibile. Mi sono persa la scena, momento dell'estrema emozione, in cui la mia nonna ha voluto mettere per forza 10 euro nella tasca di prete in modo che fosse sicura che pregasse a morire. Beh, in realtà poi, ma non mi ricordo un'altra cosa, una cosa strana, che avevo dimenticato. A me da vicina, non mi ricordo di niente, però mi hanno fatto la carta di cielo e mi hanno detto, te che avrà un rapporto particolare con la morte, eppure presto. Chi è che non ha un rapporto particolare con la morte? Poi, presto, quindi vai, muoio giovane, magari privamente, però giovane, prima del 30, oppure, peggio, muoiono tutti quelli intorno accanto a me, io rimango sola, ho una mischia. Un rapporto particolare con la morte. Ma baffa. Oddio, pensateci penso, Una, due, tre giorni. So, tipo, sono alla rotonda di qui, ci capita sempre e sento, sai, la cucitura quella di volante, di pelle, e dico, e se magari questa è l'ultima volta la sento? Oppure, non lo so, incontro la Zazio per strada, non l'abbraccio, e dico, e se domani la Zazio non la vedo più? Ma tanto io, guarda, lo so già, lo sento, non vi guardo nemmeno, perché lo sento? Che tanto mi metto ansia. Dici, Madonna Sara, o che tu pensi sempre a queste cose, per me non è nemmeno regolare. No, è un sogno questo che non sono regolare. Voi siete voi che non ci pensate mai. Voi mettete ansia a me, che mi lasciate addosso un senso di disattenzione, di spreco, vi lasciate lì. E poi, il malessere vero, a me prende sempre la stessa ora. All'effetto. Generalmente la domenica, però alle volte può succedere anche di sabato o di giovedì, anche di mercoledì. Scusate, lo sento solo io questo dolore forte di lasagne o lo sentite anche voi? No? Comunque, come mi fa? Con un pensiero casuale sui giorni futuri, no? Per quello che so che mi aspetta al lavoro. Le lagne. La gente, il suono del telefono, la solita voce che mi chiama mille volte per delle cazzate. Le ore infinite di noia mortale passate sempre a fare le stesse cose. No, scusate, non era quella lagna sbagliata, mia colpa. Era chiaramente, distintamente, racconti cigliati. Senti? Senti cigliati, Giuzia? No.
che fossi una tela di montaggio, poi non è nemmeno noia. È la sensazione soffocante di essere dentro un ragù continuo, un déjà vu continuo, come se fosse un cinese, come da maionese. Da nessuno c'è già una fettina di pane ancora niente. Una rosetta? Una baghettina! Il panino all'olio. Come se fossi dentro questo pazzo di giorno da marmotta in vivo, da farlo non c'è veramente molto. Ha fratelli in ascolto.
E lei qui che è in campo. Fai che di gamba. E lo fa anche bene! Pure! E allora mi chiedo. Ma quante persone fanno davvero quello che gli gamba? Quante volte mi viene? Thank you.
quella del padre, io ho fame. La sera quando vado a letto, generalmente ho fame. Anche durante la giornata, quando sono a lavorare, invece di pensare che dovrei fare, senza mangiare, ho fame. Lo so che uno messo così, o ne fa un mestiere, o ne fa un problema alimentare, io però non ho ancora deciso. Non so, sarà perché da piccina non so nulla. E quando la mamma mi portava a giro, la gente mi domandava se stavo male perché sembrava una bambina di piatto. Magari bravo, dove ho fatto pensiero, no? Forse perché tanto la vita è una sola. Bisogna godere e allora tanto vale mangiare tutti i cieli. O forse più banalmente. Perché ho un cosino qui, un buino nero, che ogni tanto mi fa male, spesso mi fa compagnia, qualche volta mi fa anche compagnia. Che se gli ho una crocchetta, se gli ho un pezzettino di pizza ogni tanto, o magari mi lancio un biscottino. Magari qualche volta sento anche la mia voce nella testa e non sempre le ragazze di cucina mi fa. Chiara, io c'ho ancora fame. All'inizio.
perché poi io ci ho pensato per bene a questa cosa qui. Cioè, se è vero che muoiono due persone al secondo, tutto sommato, se ci pensi, ci dovrebbe essere quello che parla al cinema, per esempio, no? Oppure quello che mentre te inizia a vedere il tuo film preferito e magari ti aspetti da un anno con il tuo attore preferito, è lì che parla, con quella canta, oppure quello che è un sudicione e che butta le cartacce dal finestrino, o quelli che prendono per cicare il finestrino. Aspetta, ma quelle donne si lamentano che gli uomini non sono più virili come una volta. Quelli che si lamentano sempre, costantemente del loro lavoro e poi magari lo fanno pure male. Ma perché cazzo lo fate? Oppure mi dicono, ah, mi va sempre bene tutto. Ma tanto mi va bene la sega. Tipo quelli che fanno, che iniziano a fare il discorso, volendo lunghissimo, compiate, capiscono, ma di che cosa stiamo parlando? Sì, sì, però anche i wedding plan, veramente, fanno male. Bellissimo. No, non ti fai mai sentire. No, non si fanno mai sentire neanche cazzo. O quelli che dicono, davvero me lo aspettavo, perché sono una persona di genere. No, davvero, oppure quelli sempre sull'ecologia, cioè quelli che non fanno la parte scienza, ma ci fa fatica. Cioè, tipo, per esempio, Goretti, e quelli che prima che lo sposo comincia a parlare già gli dicono bravo e pensano di essere originale. Ma e quelli che si lamentano in continuazione e non vincono mai la lotteria? Ma gli avete mai visto un bravo biglietto? Quelli che hanno sempre un male. Ma guarda, peggio, quelli che hanno sempre un male più grave del tuo. Quelli che si mettono il deodorante sono un fuso a scena. Non sono a casa loro, No, una bella, quelli al mare vanno con quello sfido bianco, non è tanto male. O quelli che si mettono di fare tutti gli sport del mondo. Ma perché vogliamo parlare di quelli che lasciamo Beh, infame non si guarda in Sanremo, ma non lo guarda in Sfatto, che merda! E quelli che confondono Star Trek con Star Wars? Quelli che cercano di muore sono a cazzo che la mia cugina! Oh, mi sta sulle palle! quindi è quando si abitare vuoi la papà, la strada diversa della mia. Sì, no, il peggio sono quelli che hanno
Non ci si spava più nemmeno un vegano e mangia semi. Basta!
Compratelo voi! Compratelo, voi ve lo compri, guardate qua! Guardate, è bellissimo! Qui ci potete fare quello che fa! Basta, basta per fantasia, che ne so, un salone di bellezza, eh? Un salone di bellezza, tutto pieno di gente per qui a farsi capelli, peli, tatuaggi, piedi, unghie. No, tutte queste cose vanno ora, no? Come se truccano le acciatori, le peline, no? Oppure, che ne so, che manca? Un quarto frutto, eh? Ma non c'è da nessuna parte, ce n'è più una. Qui ci sarebbe favoloso, guarda. Molto frutta e non, guarda, tutto pieno di roba, di tutto qui. Quasi quando sarebbe anche la zona, fa schifo, almeno verrebbe qualcuno qui a fare la spesa, un po' di gente. Poi fuori, ora come vedete, però c'è un giardino, con le palme, vabbè, c'è le fiori. Ma ora ci fa l'orto, diventa vendita, quindi ci fa l'orto lì, fa la frutta e la vendita. Tutto a chilometro zero, no? Come va ora? Anche meno, ci sarà 10 passi. Poi oh, l'orto bellissimo, è come posto, è bello, lo vedete, però, che so, a piccoli ci piace di tutto, pomodori, melanzane, carote, marijuana, pensiero, tutti, tutto, che qualcuno è dentro a me. No, ma che piace te ha. Ma volete scivare a sto posto per lasciarla a quattro vecchie e venga qui a stare in altro pensiero, ma perché? Perché? Aiutateci, ragazzi, perché se lo vendete forse ci si leva questo problema, che tanto può da fine. Si vede qui per far contento i Loretti, ragazzi, Pasquale, per me, quello lì, che... No, guardate, no, guarda. Poi uno va per un attimo, sa, magari non ce la fa. Qui c'è anche una abitazione, no? Un bel appartamento, come si chiama? Il loft, no? Allora, struttura industriale, open space, guardate qua, tutta un bar. Perfetto. Poi c'è il giardino, ce l'ho lasciato, c'è l'orto. Poi qua come vedete c'è tutto una parte della tettura, no? Bellissima. E qui uno ci potrebbe mettere, che cazzo so, un bar enorme, tutto giro giro, ci mettete sopra un che maiale, ci fate più il pane, grigliate gli amici, festa, aperitivi. È bellissimo, è bellissimo. Oppure che ne so, ci potete mettere spallate lì di vettura, mentre si di dirige, no? Allora, sta dentro l'altro nome. Un tavolo a ping pong, è uguale, certo, è uguale. Anche io ci sta. Io, fosse mio, sto posto, posto così, ti farei proprio subito il mio living, no? Come il mio gatto. Proprio qua, non lo faccio, mi fa qui la cucina, qua un bel caminetto, tavoli, sedie, poltrone, divani, tutte le volte che volete, perché a me è un posto così, proprio. Mi mette bene, no? Vedi, mette libertà, è areato, è spazioso. E poi c'è una caratteristica importante che non poteva avere. Che di giorno, con questi finestroni, sto posto diventa luminosissimo. Thank you.
costa già.